Ragazzi, scusate umilmente per il ritardo, ma finalmente si torna al lavoro! Un'altra volta, no! Ah, ora ho capito come mai la lavanderia è sempre occupata, è sempre un'altra volta. Ale, sono 4 mesi che non si esce di casa. Ma faccio, vedo una roba del genere, hai ragione, ma come fai a recitarti, scusa? Il tocci. Oh, yeah. Se pensate che vengo a pulire quel merdaio là, ve lo scordate! Vabbè, comunque non sono quello che è durato di meno. Anzi, chiediamo agli amici a casa, quando è la volta che è durato meno? 3 minuti, più o meno, sì. 3 minuti e mezzo? Penso 1 minuto. 5 minuti. Pochi minuti. Un minuto e mezzo. Comunque abbondante però. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum. 1 minuto e mezzo. Tipo 30 secondi. Non ce la sta la volta dei 5 minuti sicuramente. 5 minuti solo 5 vedrai. Stamattina ho durato meno di tutto. Forse perché ero febbricitante, tachipirina. Ah, 1 minuto e mezzo, 2. 1 minuto neanche? Pochissimi secondi. Tipo 20 secondi. Non si superava i 5 secondi. 2 minuti. 3 secondi. Io vescovo. Siamo in un'altra dimensione. Siamo in un altro pianeta. Siamo in un'altra dimensione. No, io mi ci vuole. Buona. Minimo 20 minuti mi ci vuole. Un'ora. 45 minuti. E nel frattempo finisce il primo tempo. Ci sono fischi da parte. Senten. Andata. 1, 2, 3 stella. Ma per me è un piacere dura esatto, poco, infatti, positivo, infatti, sì, sì. Mezz'ora. Raga, già quando capita è un miracolo. Mamma, pare che sono santo! Io ho durato meno, ma io sono passiva, non dura. 5, 6 minuti? Ho sempre avuto un'eiaculazione precoce. Ma mia sempre, Ugo. No, secondo me, quella volta lì è successo quando abbiamo procreato il tuo OS. Che è durato poco o tanto? È poco, ma no. Guarda che te affare che è venuto. Gubenzot! Adesso siamo nella merda, Frances. Come ti comporti in caso di cilecca? Mi incazzo come un diavolo. E come ti comporti? Mi incazzo come un diavolo! Alzo le mani e faccio una canna. Sì, non funziona, dici chiaro e tondo, ci puoi fare. Nulla, passo un'altra persona. Sputi moccio in faccia alla gente, ma vaffanculo, il prossimo, avanti. Io rido come un pazzo. Mi dispiace per lui e quindi lo mando via. Dentro di me spacco tutto, però dipende dal grado di mortificazione del partner. Come umano lei, pretoriano, eh? Molto umano, ciao! Vabbè, dai, può succedere. Vabbè, ciao, grazie, ci si vede mai più, può capitare. Non lo so, simulo un attacco di panico. Io ci rido. Sì, anch'io, tanto sia la cosa peggiore, però vabbè. Cosa cazzo c'ha da ridere questo? Chi è? Tendo a sdrammatizzare, ma muoio dentro. No, ma veramente che mi ricordi da giovane ho leccato poche volte. Ci rido su. E fa finta di nulla. Si soprassiede e si va avanti. Ma ti firmo una mano, non so, quello che vuoi, un dildo, lecco. Lecco, la principale di quelle terre e che dà il nome al territorio. Ehi, ciao. Sorrido sempre, ciao. Mi avvilisco. O mi giro dall'altra parte o mi ci incarognisco e ce la faccio. Ma attacca il cazzo. In maniera molto sobria, molto naturale. Lascio perdere, insomma. Metto a piangere e faccio finta che è morto il cane. Come ti comporti in caso di cilecca? Lecca. Non mi è mai successo, quindi non saprei. Scappo. Scappo dalla città. Chi si ferma è perduto. E lo tratto di merda anche.
Imbecille, cretino, cretino, imbecille, imbecille, cretino, cretino, imbecille, imbecille, cretino, cretino, imbecille, imbecille, cretino, cretino, imbecille. Grazie. La cosa più imbarazzante che ti è capitata a livello sessuale? Vabbè, che lui non venisse prima di entrare dentro. È successo anche questo. Che mi ha detto, mettilo in un punto, ma l'ho messo in un altro. Stavamo facendolo, io sopra di lei, e lei ha starnutito e era scorreggiato in modo biblico. Dovevo, no, aspetta, un colpo di tosse. C'è forse qualcosa che vorrebbe dire, signor Griffin? No. No. No, a posto così. L'aver durato non più di 5 secondi. Essere beccata da genitori la prima volta, tra l'altro. Io la volevo la pizza, la mamma insisteva. Oh! Jim! Non è come sembra. Arrivare a casa di uno e aveva un casino di dildi. Praticamente c'è stata una mezza orgia e un mio amico che era lì con noi, dopo che questa aveva spulpinato tutto, se l'è slinguata. È stato un po' imbarazzante più che altro per lui. Non per noi, perché noi ci siamo divertiti alquanto. Ma che ne so, cioè, orgasmava come una donna. Più imbarazzante. Ah, quando mi chiese una ragazza di tirare pugni nei reni. Lì veramente non sapevo come comportarmi. Mi sono rimasto tipo, cosa? Trovarmi una mano piena di merda. Viva la merda! Uno che mi chiede il dito nel culo e gli dico di no. Sanguinamento non da parte mia. Qui sangue chiama sangue e a galloni. Io sono clamoroso. Poi? Io ero sbronzissimo e mi sono dovuto alzare per andare in bagno. La Madonna. Una posizione in cui evidenziava leggermente la mia pancia. La rottura del frenulo. Le prime volte quando fa quel rumorino, però poi non è più imbarazzante perché è divertente. Il rumore di ciabatte, no? Esatto. Okay. 1992, Forte dei Marmi, albergo Paradiso al Mare, mi chiamano in una camera, arrivo sopra, questa si spoglia notevolmente e io rimango con questo vassoio in mano e una chiazza nei pantaloni, ero già venuto senza far niente, è una cosa allucinante. È stato vomitato qui. Sono stato defecato sopra, cioè mentre ero in aeroporto, insomma è uscito fuori questo sciamo verde. No, ma non sono quel tipo di persona che si imbarazza, io sono aperto, sono aperto a tutto, si prende, si dà. Gente che entra, gente che esce, no. Pacchiamo tutto, la radiamo al suolo, no. Questa merda di cazzo! Allora, no. Tu fossi obbligato a scegliere, vorresti una partner più giovane o più anziana e perché? Cosa? Più anziana direi, per imparare. Più giovane, perché secondo me non puzza di vecchio. Più giovane. Perché dura di più. Dura di più, molto di più. Più giovane, mi ci diverto di più. La più giovane c'ha il suo perché, la più anziana magari c'ha il suo perché, vero signora? Piuttosto più giovane, se è questione di più giovane. Duro che duri. Non voglio rispondere a una cosa del genere, perché mi spiace. Cioè, cos'è una bella topa, una bella capa. In questo momento più giovane perché mi sento anziano io. Ah, più anziana perché per le poche e buone esperienze che ho avuto con donne più grandi della mia età posso dire di essere stato trombato. No, l'età a questo punto è relativa. Quindi sì, se uno può scegliere, magari ho 46 anni, mi scelgo una più giovane. Sicuramente più giovane. Più anziana. Perché preferisco comunque la connessione mentale. Ma se non si può fare un triangolo più anziano, almeno per una volta voglio essere dominato. Io più vecchio, infatti l'ho scelto più vecchio. E io più giovane l'ho scelta più giovane, ovviamente. Più giovane, perché la carne fresca è sempre più buona. Assolutamente più anziana, adoro le rughe. 1500 persone finirono in mare quando il Titanic sparì sotto i nostri piedi. Ehi Nico, tutto a posto? Ti vedo un po' pallido, ma sei sicuro che stai bene?
Senti, scusa, non ti vorrei disturbare. Anche perché non mi sembri proprio messo bene. Ma stasera per caso fai qualcosa? Stasera io non faccio niente perché te non esisti. Sei frutto unicamente della mia immaginazione di questi mesi di astinenza. Questo gioco al massacro, mi dispiace, non ci sto. Quindi sai che cosa faccio stasera? Io stasera vado a casa e mi guardo tutti i Griffin, perché sei invisibile e sei un uomo come tutti quegli altri, un uomo col pelo, un uomo con la barba, io non ci sto. Un uomo molto attraente, ma pur sempre un uomo. Ciao bellezza! Wow, due di picche hanno preso un botto, ma che come scusa mi dessero dell'uomo non mi era mai successo. E comunque, se siete curiosi di conoscere altre scuse più assurde di questa, vi invito a seguire la quarta puntata dell'Almanacco del Cuore. Boia! Brava! Ah, e per ultimo, ma non per importanza... Ciao a tutti bellezze!